Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Doom Eternal. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Abbiamo completato la missione, vediamo adesso che premi ci sono eventualmente. Che poi in realtà non servono perché le batterie delle sentinelle non ci servono più. Abbiamo sbloccato tutto o sbaglio? Comunque sì, in realtà sì. Allora andiamo per l'unica strada. Comunque ho messo un po' di skin alle armi che in realtà non avevo ancora cambiato. Sono bellissime, ci sono anche quelle della Deluxe Edition che se non sbaglio le ha messe a questo. Vabbè, questo qua non abbiamo munizioni, però ce la fa vedere un pochino. E in realtà forse... Meraviglioso, non trovi? Comunque altro, però... Questo è bellissimo. Fermiamola prima che completi il rituale e ottengo il controllo sull'icona del peccato. Questa è bellissima questa skin. Comunque, spippolata di mappa. Dobbiamo buttarci da qua, immagino di sì. Oddio, come funziona? Qua. Ah, me butta lui. Ok. Andiamo a recuperare anche eventuali cose appunto recuperabili. Se poi me le salto, però non abbiamo fatto niente, mi scusi. Non è per sfiducia. Devo recuperare cose recuperabili, ma poi non è vero perché ce ne andiamo e non le recuperiamo. Olè, olè, giustizia fatta. Mi raccomando, voi come sempre ragazzi lasciate like e condividete, siate sportiveggianti. Come così quanto lo è il titolo. Guardate che leggiadria che... La... Qua non c'è niente da recuperare? Apparentemente no. Allora, qua dobbiamo fare un'azione evasiva da panico. La... Ora. Da qua. Ma non arriva uguale, mi scusi. Guarda, facciamo una cosa tecnico-tattica magari. Piano? Ok. Madonna, con quale leggiadria stiamo tentando di arrivare per dove dobbiamo arrivare e con stile è là. Ma che state fuori a farmi fare ste cose? Ma non si fa. Ma non si fa proprio. Ma mi pare il caso, aspetta un attimo. Ok, c'è dell'altro qua sotto, apparentemente no. E... Tac. Che po' di gaffa. In realtà qua, a parte aver sbloccato la leggiadria non è la maestria, è la leggiadria, eh. Con i micromissili, però un po' di cecchinaggio ogni tanto, insomma, ci potrebbe anche stare. Vabbè, pure se ci perdiamo qualcosa, signori, pazienza. Non c'è prova, ma ce ne faremo una ragione. Ah, ho messo la tuta fiammeggiante, così. Perché ci piace. Non puoi fermare il rito! Noi non saremo in grado di controllarlo! No! Thank you.
Allora, il drone Mycre è un demone da macello che attacca a distanza. La maggior parte del suo corpo è corazzata, tranne la testa, che è il suo punto debole. Colpiscila per infliggere danni extra e ucciderlo con un colpo in testa per fargli rilasciare munizioni e salute. Esplora il codex per sapere. Ok, quindi si va di cecchinaggio in testa. No, aspetta, però se venite pure voi qua ci dobbiamo organizzare, nel senso. Per carità, mamma mia. Allora, prima famo così, poi aspetta un attimo, perché qua, scusa caro, qua mi devo pure un attimo organizzare. Tac. Dove sta? Ah, dove stava? State fermo, tu biondo. Ok, dimmi dove sta quell'altro. Ah no, scusa, tu vabbè. Che cazzo? La finiamo. Aspetta un attimo. Piano. E dove sta l'altro? Ok, non è questo. Comunque sì, ci avete ragionato, pietà, veramente le sue soddisfazioni. Per carità, pure il cecchino, però dovete riconoscere che anche il cecchino aveva il suo perché. Boom, tipo. Dove sta quel... Porca troia. Vabbè, ma no. Non ci facciamo prendere. Scusi. Aspetta, fammi recuperare. E levati da cazzo. Devi da levare. L'icona del peccato non è più controllata dalla Cammaicra. Più tempo rimane sulla testa, può diventare potente. C'è un portale che possiamo usare. Dobbiamo riattivarlo e poi tornare sulla terra per inseguirla. Aspetta un attimo, però fammi vedere che posso recuperare qua. Ok. E di conseguenza io da qui faccio un tacco punta da quel lato. Tacco punta. Poi tacco punta. Ma perché sei un imbecille? E te lo dico con estrema franchezza e amicizia. Tacco punta. Attaccate. Vabbè. Bravo, bravo. No, questa mi è piaciuta. Meno male che... Oddio no, però non abbiamo attivato quella, il bonus di avere maggiore controllo in aria, è vero. L'avevamo sbloccato ma non lo utilizziamo. Ed effettivamente potrebbe essere utile. Allora c'era anche... Cioè ci stanno cose da raccattare, devo capire come... Come organizzarci. Qua no, eh. Proviamo a vedere. Oh merda. E là... Ma che Christian. Veramente mi fa incazzare quando... Attaccati cazzo. Ora qua fai un tacco punta lì. E dove andiamo a finire? Ah, ce la fa? Madonna, certe volte vedi? Certe volte fai delle cagate abnormi. Certe volte invece mi sorprendi, caro. Deve dar cazzo. Boom. E recuperiamo un po' di... corazza. Ok. Ok. E va bene anche così. Poi mi devi fare questa cosa in modo estremamente leggiadro. Bravissimo. Se poi, cioè, potevi anche entrare, non è che dovevi morire così. Con più stile magari. Ok. Ora, ora. Vabbè, qua recuperiamo queste cose, ma non c'è nient'altro. Quindi ci inerpichiamo qui sopra. Lì, nada. Tacco punta. Allora, prima di scendere, sì, c'era qualcosa da recuperare, ma onestamente non so. Ecco, basta fare così sempre che ci si riesca. No, scenda. Bravissimo, caro. E qua mi puoi fare munizioni, come siamo messi? Vabbè, munizioni. Boom. Ne prendiamo una, dai. A buon rendere.
Potevamo rifarci la corazza in realtà, se vogliamo dirla tutta, però. Guarda qui, occhio della mignotta. Allora, voi come sempre dovete rompere il cazzo, eh? Proprio niente da fare. È più forte di voi. Aspetta che un pochino. Guarda. Guarda come si nasconde sto pezzo di merda. Più di una mignotta che te lo dice. Ora, tornando a noi, 1 e 2. Allora, abbiamo questo da distruggere in... Ah, ok, mi ha dato questo, sta in un modo o nell'altro, perché sennò... La... Ci sarebbe anche quella stradina, se vogliamo dirla tutta, eh. Per carità, ci vuole la... La chiave e tutto, però almeno sblocchiamo cose. Dopodiché mi fai un tacco punta e va bene. Dopodiché da qua là là, tacco punta. Sì, è tutto, tutto sotto controllo, signori. Mo calcolate che moriremo, perché questo. Ok, un po' di culetto ce l'abbiamo avuto. Anche qui un pochino, ma giusto una punta. E qua moriamo, perché allora adesso il primo... Bravo, questo ci è piaciuto, sei stato veramente bravissimo. Ci riproviamo per la decima volta, stiamo morendo semplicemente per... Perché sto testa di cazzo salta di merda. Queste parti sono veramente fatte in un modo imbarazzante. Cioè, se non usi quello che ti controlla i movimenti, non lo puoi usare. Non lo puoi usare. È imbarazzante come salta. È rotto il cazzo. Allora aspetta, perché questo è l'unico che non ha. Vediamo dove cazzo sta sto totem di merda. Qua pure. Da qualche parte deve stare. Se ne arrivo, vabbè, ci fa piacere. Magari prenderlo sarebbe più utile come cosa in amicizia, lo dico sempre. Non me ne voglia, ma... Aspetta, perché poi questi... Cioè, va bene pure così, il colpo in testa o devo usare per forza il cecchino, che per carità... Soddisfazioni se lo uso. No, quando ci stanno gli altri, puttana la madre troia, è inutilizzabile, perché ti danno quei colpetti del cazzo di là. Mi sto iniziando ad atterrare, no. Lanciamo da qualche parte, lo dico. C'è un macello, che per carità, facciamo un tacco punta, che dite? Magari danni critici, però pure io non è che sto benissimo. Fuori dal cazzo. Dove scappa? Guarda sto pezzo. Guarda, Cristo morto. Porca puttana. Vai, vai che ce la fai. No. Vabbè. Allora, si deve proseguire qua. E ci arrivo da qua. Secondo me no.
a naso. E invece sì, vuole giustizia è fatta. Vai, va! Togliti i coglioni, mio tu. Spacca la testa, dai. E questo è quanto. Allora, siamo giusti? Sì, c'è qualcosa lì sotto. Vediamo se ce lo fa raccogliere dopo. Zurn, c'è un portale che ci riporterà sulla Terra. Ma per attivarlo, riconfigura gli anelli del teletrasporto. Pure. Dobbiamo sbrigarci. Più l'icona del peccato sta sulla Terra, più diventa potente. Sì, ho capito, ma noi qua abbiamo le nostre difficoltà. Non so se se ne è accorto. Tutto per tenerla informata. Voglio da dar cazzo. Non è esploso il mondo. Dove cazzo sono andato? E niente. Scusate, scusate, è che si è creato del panico qui nelle vicinanze. E toglimi dal cazzo, direi. No, lei non mi interessa. Lei sì. Vai, lanciarlo là. Bellissimo. Allora, diamoci un'occhiata qui intorno. Lì dietro c'è qualcosa da raccogliere, quindi non ci arriviamo, quindi niente. Ah, da là forse? No, credo di no. Questo che è? Morco due, quanto lo odio. Non vedo un cazzo. Allora, per favore, mi puoi togliere questi qua che non c'entrano un cazzo? Almeno gli do pure fuoco. Scusa. Un paio di colpetti. Oh, Musi, stavolta è andata un po' meglio, signori, Quando ci incazziamo poi succede un macello. Piano, Va bene. Ora, inserisci Vega per attivare il portale. Sistema acquisito. Traccio una rotta per la dimensione della Terra. Posso? Allineiamo gli anelli del teletrasporto prima che sia tardi. Il portale deve essere riaperto. Più l'icona del peccato sta sulla Terra e più diventa forte. Ho capito, sti cazzi in ce lo metti. Allora, cioè, hai detto 18 volte, abbiamo capito. Per carità, se ci riusciamo è un altro discorso, però. Andiamo da qua, immagino che ci dobbiamo fare tutto il giro. Quello ce lo siamo saltati, però, come detto. Oggi sono un po' alterato, signore. Mi ha fatto un po' incazzare, quest'oggi. Madonna, pure ste merda. Allora, aspettate un attimo. Fatemi ritornare dove stavamo prima, perché qua ci siamo persi male. Era quest'altro? Apparentemente sì, ho sbagliato direzione io, scusate. Tac! Così di finezza? Scusa. Quanti rompicoglioni abbiamo qui? Allora, abbiamo il mastro venerabile qua.
Facciamo un botto così, aspetta. No, levate. Vabbè, Gianni. Aspetta, sta succedendo un macello. Ma è uscito pure il totemino. E dovrei prima... No, non è il totemino, è la mamma troia di questo qua. Naturalmente. No, mo qua sono veramente cazzi. Qua mo sono veramente cazzi. Qua dobbiamo fare l'apoteosi di qualunque cosa. Non so cosa, ma qualunque cosa. No, devo andare là, in realtà. Questo. Vabbè, siamo morti, ma... È successo un macello? Ci muore? Ti sei salvato? Ma neanche tanto. Aspetta, non metti questo. Ma scusa, pure questa che non la usiamo mai. Dacci due soddisfazioni, levati la cazzo. Scusa, sta succedendo un macello qua. A posto così, dovrei recuperare un po' di... Un po' di niente. Ah, mi dava questo pure, vedi? C'era l'inghippo. Aspetta, dove sta? Vieni qua, biondo! Che cazzo. Allora, da qua poi ci sarebbero un paio di cose da raccattare dall'altro lato. Piano piano. Allora, troppa violenza però, troppa violenza veramente. Scusi, che devo recuperare? Quello l'ho recuperato, qua sopra ci sta. Io vedo sempre qua sopra, ma non riesco a capire. Ah no, qua sopra, mi sembrava strano. Che cazzo? Qua c'è l'albero che in realtà ci potrebbe dare delle problematiche, invece no. Ora ne abbiamo due. Noi dov'è che ci orientiamo, caro? Uno sta là e uno sta là, quindi tanto li dobbiamo riorganizzare entrambi, quindi una volta una parte, una volta un'altra. Allora aspetta che qua tacchete. Bravo, ci è piaciuto, ci è piaciuto. Io ho provato a non utilizzare il tacco punta perché insomma, se si riesce a non utilizzarlo sarebbe pure meglio. Niente, aspetta. Vabbè, dove cazzo stai, potemino? Ma tu funzioni? Scusa, non è per speedrun. Che cazzo sta succedendo? Ci abbiamo un totem o ci abbiamo sempre quel figlio di puttana? Perché se è quel figlio di puttana è un po' più complicata. Aspetta che un attimo. Se no non riesco. Se sono troppi non riesco a capire neanche dove potrebbe stare il totemino. Infatti non riesco a capirlo dove sta. Porco due. Non lo trovo. Un macello, ma non sto capendo un cazzo. Sto andando molto a caso, lo sapete, La salute critica, ma non c'è. E basta. Ah, non era quello però, non era del mio, vedi? Cazzo, l'aveva visto in mezzo a tutta sta mischia qua. E niente, è rimasta solo una vita extra. Quindi piano piano. Niente, non c'è rimasto un cazzo, niente. Ma non si capisce un cazzo, Christian. Avanti, guarda la mamma puttana. Oggi non è giornata, mi sa, signori. Niente, siamo morti, ma io non sto capendo un cazzo. Ve lo dico sinceramente. Boh.
Madonna, signori, forse ce l'abbiamo fatta nonostante io non abbia... Guarda dove cazzo stava sto totem. Mi sono fatto tutta la zona senza trovare il totem. Ma vi rendete conto? Una difficoltà immane delle bestemmie che vi lascio solo immaginare. Ma io non l'avevo proprio visto sto cazzo di totem. Mortacci loro. Va bene, non va bene però. Questo è quanto. Finito non le munizioni, di più. Allora, aspetta un attimo. Mi dia il gettone, caro, scusi. Tante tante difficoltà, signore. Veramente tante difficoltà questa oggi. Battaglie sudate, botte prese in quantità. Direzionalità del nostro Slayer abbastanza approssimativa, con il suo destra-sinistra farlocco, mentre vola, naturalmente. Là ci voleva effettivamente il comando, l'aiuto. Possiamo anche metterlo, in realtà possiamo cambiarle quando ci pare. Però ecco, mo ne manca un'altra e penso che dobbiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, cioè morire in modo abnorme. Spero però almeno di trovare il... Bravo, bravo, ci piace, quando fai queste cose ci piace, perché sembra che non ci arriva, poi invece ci arriva stranamente, cosa unica che è rara, quindi... Ok, stavolta faccio i cazzi miei. Ok, ora, totem, subito. Dove cazzo sta il totem? Dove sto? No, qua già ci siamo stati, ma siamo andati giusti? Buh. Si capisce una sega. Allora, un momentino, caro, un momentino. Sta là sotto. No, allora siamo andati giusti. Sì, dobbiamo semplicemente andare a saltare da quest'altro. Poi c'era anche eventualmente un'altra strada. Qua, giusto? Salti, fai. Sì, perché dalla mesa che non si può saltare, vedi? Credo di sì. Non ne sono convintissimo, ma... Alla gamma e crescerebbe che la terra sia consumata dai demoni, oppure il suo mondo morirà. Cazzo. E no, tu te devi staccare, mio biondo. Ok, mo iniziamo un attimo a... Munizioni, munizioni, munizioni. Aspetta. Biondo, dai. Ma dai, è insufficiente, per questo si può fare, no? Così va. Dopodiché, tacco punta. Damos. Munitions. Tutto fa bro. Aspetta. Ok, grazie caro. Da qua, a parte che c'era... Io della mignotta. Ma come non l'ho preso? Ma dica. Può essere stato più a qua, boh. Niente, quando li facciamo più random, secondo me ci riesce meglio. Non vorrei dire. Cioè, se facciamo tac. La. Vedi, non ci riesce uguale. Però questo è un altro dettaglio. Taglia tutto, taglia tutto. Dai, fai male. Sta succedendo un macello, signore. Sta succedendo veramente un macello. Aspetta, prima questo tacco punta, poi quest'altro tacco punta, poi io dai una trambata sui denti. Quello per piacere me lo cecchini. No, quello. E niente, è nascosto. Me lo cecchini con stile. Dove sta? Volevamo fare la provata, ma... Ma la mamma puttana non ce lo permette. Allora, lei mi deve stare un attimo calmo, perché io, a parte con le mie difficoltà, faccio... Un attimo un tacco punta, le dispiace. Sto così che mi arrivo pure un po' di corazza, perché ci siamo giocati in tutto quell'altro scontro. Porca puttana, tutte le... Beh, la testa ce l'hai pure qua, no? Che cazzo. Scusate.
Scusate cari. Ora mi date una. Oh, Mosi. Mosi, vieni qua, biondo. Vabbè, qua è sprecato però per quello, onestamente. E state fermo, cazzo. Cazzo. Ancora questi, porca puttana. E niente. No, quando c'è troppa gente non si capisce un cazzo niente. Porca troia puttana, la finiamo. Aspetta un po'. Ok, mo, fermo. Devi togliere dal cazzo tu. Mi recupero un po' di corazza, diciamo. Comprenderete che non sto capendo un cazzo, qua stiamo facendo un sfacello, ma stragi. E dai, per piacere, figura di porca puttana, che cazzo è? Ancora! Cazzo. Madonna mia signore, con quale caciara? Con quale caciara? Ora. Se ne va. Fa male, immagino, però. C'era anche quello, tra l'altro, che io non sto utilizzando praticamente mai. Perché, dite? Perché me ne sono scordato. Semplice. Ma perché se tu non mi metti sti pugnaletti in giro, io me ne scordo. Guarda, ce l'avevamo pure completamente carico. Mannaggia la puttana troia. Cazzo, devo andare qua. Aspetta che l'avevo vista la strada, ma me la sono persa. Ok. O da qua siamo venuti, no? Va bene. Mi sono scordato lo spadone, signori. Avete pazienza. Peccato su Ulmec, il sigillo è infranto. Ora i demoni possono attraversare il vuoto come mai prima d'ora. Vai, vai, falli. Tu sei riuscito a portare alla sua gente a questo posto sacro l'eterna dannazione. Ma la sua arroganza ha portato l'icona dormiente qui. La sua superbia è riuscita a distruggere il paradiso. Arrivo là. Ma mai nella vita. Sì, l'ho riprovato 650 volte sta merda di cosa. Lo facciamo così e ce ne sbattiamo il cazzo. La sua arroganza ha portato l'icona dormiente qui. Sto l'icona dormiente di tua madre puttana. Affanculo. No, era impossibile farlo su quelle piattaforme. Se io ci ho provato che siamo pure morti. Infatti ha ricaricato la partita perché ho perso tutta la vita facendo salti del cazzo. Così e buonanotte. Ora che gli anelli sono tutti allineati, si è aperto il portale dimensionale. Corri a piacere. Aspetta un attimo. Oggi Rani sta facendo imbestialire sta cosa. È il platforming che mi sta sul cazzo. Il terraccio ed entra nel portale. Alla terra non rimane molto tempo. Sono quelle fottute fasi dove salti, dai e vai, tacco punta. No, venite qua, facciamo una cosa fatta per bene, dai, mettetevi tutti insieme. Mi ricarico un po' di... Via, cazzo. Ok. Detto questo... Siamo giusti? Apparentemente sì. Allora, altre fasi di saltellino saltelloso? Vai così, che ci piace. Alla grandissima. E niente. Il saltino. Bravo, bravo. Porca la troia, Evamola. Lo lancio dalla finestra, signor. Mo facciamo... Non credo manchi neanche tanto, ma stiamo rischiando di lanciare il gioco proprio
dalla finestra, perché sta fase la sto odiando con tutta la mia anima, con tutto il mio cuore, con tutta la mia sportiveggianza. Abbiate pazienza, ci sta. Dai, avete rotto il cazzo, è possibile. Vabbè, allora facciamo così. Andiamo con i classici. Tu vai ucciso così e ti uccidiamo così. Pummete, poi nel frattempo. Bravo. Guarda come sono leggiadri sti stronze. Mi hanno fatto perdere pure la sportiveggianza col cecchino, ma dimmi tu. Vabbè, sarà perché si muovono più agilmente degli altri che di solito cecchinavo. Ma questo è un dettaglio discretamente poco rilevante. Qua dove... Allora, per prendere quella vita in più, dite che moriamo. Tutto è possibile, però credo ne possa valere la pena. Pazienza, zozzeria. Ma in realtà non è velenosa sta zona. Penso che sia fatta apposta per farci anche ammirare questo qui, che è abbastanza schifignoso, però. Ah, ma mi sa che devo proprio arrivare qua allora. Non pensavo. Piano piano. Allora, vai con il tacco punta. Ok. La Kamaikre qui non può permettersi che tu lasci questo posto vivo. È completamente invulnerabile quando ha il globo nel petto. Ma se rimosso, allora le difese si abbasseranno. Per millenni noi siamo sopravvissuti. Abbiamo fatto sacrificare altri nel nome della nostra prosperità. Perché ottenessero in cambio redenzione. Tu chi sei? Un umano. Un tempo mortale per sfidare le nostre tradizioni. Allora, spara alla Khan Mike per disabilitare temporaneamente il suo scudo e riempire l'indicatore del pugno di sangue. Quando è vulnerabile usa il gancio da macellaio per avvicinarti e colpisce con il pugno di sangue per danneggiarla. Credo sarà easy, ma va bene, quindi eventualmente proviamo allora a morire, perché credo sia meglio usare armi un po' più... No, vabbè, ma se mi metti pure questi che mi rompono il ca... Vabbè, niente, morto. Basta. Il fatto è che poi il gioco, l'unica vita in più che abbiamo... Aspetta un attimo, perché come detto... Ok, noi adesso quindi possiamo usare questo di... Abbiamo fatto qualcosa? Abbiamo tolto la prima tacchetta. Vabbè, dai. Sì, sì. Basta come dici tu. Finito i corpi, biondi. Aspetta, voi due. Per piacere, facciamo così, perché mi state rompendo veramente il cazzo. Ho avuto un'estrema amicizia. Tanto rispetto per voi piccoli sacerdotini, ma avete rotto il cazzo. Aspetta, metti il compazzone. Tacco punta e va bene. Se facciamo così, insomma, si riesce a lavorare un po' meglio. Cazzo! Merda la troia. Cazzo! Ma che mi ha preso a schiaffo?
Niente, non riesco più a fare un cazzo, perché nel mentre che io cerco di fare qualcosa, vedi, quello mi spinge, mi sposta, e la mamma puttana glielo dice, no? Perché se non glielo dice, ma vaffanculo a te e... Odiato? Ok. Taglio di tacco. Vabbè, non fa niente, non ce ne frega un cazzo niente, però siamo morti così. Modo abnorme. Vai, scendi qua. E uno. E due. Scendi pure se perdiamo poco poco di vita, però. Poco poco di vita. Sto paio de palle. Ci stanno altri che stanno a rompere il cazzo, sì. Aspetta. Porca troia. Ok, ora puoi accumulare fino a 2 cariche del pugno di sangue. Molto bene. Ragazzi, a questo punto però direi di salutarci qui con la fine di questa missione. E ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Oggi è stato un po' così, abbiate pazienza. Capitano giornate un po' sì, un po' no. Dai, seguitemi anche su Instagram e su Twitch per le live. Alla prossima, ragazzi. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.